Innanzitutto bisognerebbe cominciare a ragionare seriamente su quello che è l'occupazione, lascia perdere Borghi, sennò mi vengono in mente gli aperitivi di Zingaretti, lascia perdere. Non ricominciamo un'altra volta con le polemiche, no, andiamo sul merito. Tornando al merito della questione, bisognerebbe parlare di una questione che ovviamente adesso va affrontata, che è quella della capacità del sistema ospedaliero di fare fronte all'eventuale emergenza con le terapie intensive, perché questo è una differenza rispetto al passato. Cioè, se il contagio corrisponde a una malattia, lo dico brutalmente, a prendere una forte influenza che ti puoi curare da casa, siamo in grado di sopportarlo. Se il contagio produce una recrudescenza che ti porta in rianimazione, questo diventa un problema serio. Quindi non è più la questione degli indici e del contagio, ma è di quanto poi questo contagio mette a repentaglio la sicurezza e la capacità della struttura. La lezioncina ci arrivavamo tutti, non è questo il punto. Però non l'hai detto, cara Fusani, non è la questione dei numeri del contagio. Se lei mi interrompe in continuazione, ci vorrebbe molto più tempo. Sto facendo io il ragionamento e voglio dire però che anche se sarà quell'influenza ti costringe a stare isolato e a non poter partecipare alla vita sociale, quindi se non ci ammaliamo è meglio, se permette. Cara Fusani, l'influenza ti costringe a stare isolato e rinunciare alla vita sociale, ma non vai in terapia intensiva. La terapia intensiva è un pochino più grave. L'altra volta, nei mesi passati, siamo andati in serie difficoltà perché il sistema sanitario, purtroppo non calcolato per sostenere il dramma del Covid, non è riuscito in molti casi a sostenere la capacità di terapie intensive. Allora, se questa recrudescenza non porta a ospedalizzazione, siamo in grado di farla e di sostenerla. Questo è il nuovo indice su cui guardare e la nuova considerazione a fare. Dopodiché, che ci siano alcune regioni nelle quali il sistema sanitario è in grado di sostenerlo e altre no, è ancora purtroppo una differenza che in Italia esiste e va superata. C'è anche una questione poi relativa alla capacità, meglio, alla vaccinazione diffusa, perché ci sono ancora regioni nelle quali non si è superato, in qualche caso nemmeno non sono stati vaccinati tutti gli ottantenni. Ecco, su queste cose occorre una maggiore simmetria all'interno del paese. Però attenzione, torno sulla questione Green Pass. Sì. Sempre sagge le parole del professor Cassese ed equilibratissime. Occhio a un aspetto, la gente non deve percepirlo come una limitazione delle libertà, ma come un presidio di tutela della sanità e della salute. Se anche nella comunicazione o anche nell'imposizione dei vincoli, dei limiti, rompiamo questo equilibrio, allora si possono avere certamente dei danni anche in termini proprio di accettazione da parte delle persone. Noi dobbiamo costruire un sistema che sia equilibrato e che garantisca a ciascuno la tutela dei diritti, anche a chi liberamente decide di non vaccinarsi, perché siamo in un paese dove viene tutelata anche questo tipo di libertà. Non si può però mettere in discussione la libertà di ciascuno e soprattutto il diritto di essere tutelati la salute. Quindi io mi sono vaccinato, ho fatto tutte e due le vaccinazioni, rispetto al diritto di chi non si vaccina, ma bisogna anche considerare che ci sono dei presidi di tutela della sanità e della salute, come può essere il Green Pass o come possono essere anche delle altre modalità di gestione degli accessi, soprattutto nelle circostanze di grande affollamento, che vanno spiegate alle persone e facendo imparare le persone ad accettarli, ripeto, non come privazione della libertà, ma come presidio e tutela della salute. Se si supera questo limite e non si riesce a spiegarlo, occhio, perché rischiamo veramente di produrre poi un rigetto. Allora, io devo salutare Stefano Candiani ed Enrico Borghi, che sono stati con noi.